E E io quindi, sono la prima ad averlo fatto. certo, quindi no, se volessimo dare tipo dei consigli ad altri ragazzi e ragazze che si vogliono avvicinare a questo approccio alla dieta, tu come fai? Praticamente stimi i tuoi macros a livello giornaliero, settimanale? Come imposti? Allora, io come ti dicevo prima, mi piace sperimentare, quindi non è che sono contro il ciclizzare carboidrati o cose del genere. Io ho provato, ti dico, ho anche provato un altro tipo di approccio che è appunto il digiuno intermittente. Io le ho provate, ho provato Certo. anche a combinare le cose e ho notato che per quanto valido possa essere, ad esempio a me il digiuno intermittente mi crea stress vero, perché anche lì, cioè a una certa ora devi smettere di mangiare, io lo facevo anche, però mi rendevo anche conto che mio padre, ad esempio, arrivava alle 9, cioè alle 9 di sera, gli dicevo papi mangia in 10 minuti perché poi io devo staccare, cioè capito che Sì. ti crea anche un po' di Non stress è quello. vero, sì. E no, no, cioè devi vedere appunto quello che più combacia col tuo stile di vita. E ti dico la verità, ho provato appunto ad alternare giorni alti carboidrati, bassi carboidrati e per me è uno stress in più, cioè dipende poi anche dall'obiettivo che uno ha secondo me, io non devo Certo. andare a gareggiare, io non devo preparare gare adesso, cioè è una cosa proprio per vivere meglio io, la mia vita e la mia passione. E ciclizzarli per quanto possa essere utile sicuramente non faceva per me, quindi io tengo fissi carboidrati, proteine e grassi tutti i giorni. Delle volte ti dico la verità, guardo diciamo, la somma totale della settimana, non per forza delle volte tutti i giorni devo Anch'io. arrivare a tot, Sì. cioè è flessibile anche questo, capito? Ci sono dei giorni che comunque non è che ti puoi forzare per forza a mangiare, cioè io vedo gente che veramente magari ha 10.000 kilocalorie, no, per dire, però gli mancano quel tot lì di carboidrati, impazzisce perché anche se non ha fame deve ingurgitare. Se no Secondo non me è cresce. sbagliato. Sì, esatto. Esatto. E poi giorni in cui invece mangerebbe come un pulcino, cioè mangerebbe come un bisonte, si deve trattenere. Ecco, secondo me bisogna anche sentire un attimino quello che ti chiede il corpo. Va bene i numerini, va bene tutto, però devi essere anche un attimino più Vero. consapevole di quello che devi fare. E quindi sì, io guardo l'approccio, cioè giornaliero e settimanale, dipende, ripeto, non ho una regola fissa, come non è detto che io. C'è gente che magari si prepara le cose settimane prima, tipo io martedì prossimo devo mangiare questo, quello e quell'altro perché rientra. No, cioè, nel Sì, senso, no, io già vai tanto fuori se di mi preparo la matto, colazione, neanche no, un atleta impazzisci. agonista, cioè veramente, io vedo Esatto. anch'io faccio come te adesso, guardo più che altro i macros a livello settimanale, ma sempre con certe approssimazioni, soprattutto perché adesso sono in off Certo. season e magari adotto a volte il digiuno intermittenza quando viaggio, perché spesso vado Esatto. in Olanda, quindi mi sveglio, prendo il volo, si chiama Pyjama Flight, quello insomma, Ah, appena fantastico, sveglio. ok. E quindi praticamente magari la mattina non Ok. ho tanta fame e arrivo praticamente là, poi si partono col meeting, così è tutto, e alla fine magari comincio a mangiare verso il pomeriggio, quindi magari mi faccio le mie 16 ore di digiuno e poi dopo mangio magari alla sera quando Certo. ci si ritrova tutti con i colleghi, si va fuori in un ristorante così della zona. E però sì, Certo. guardando sempre i macros a livello settimanale, rientro più o meno nei macro, nelle quote stabilite per il mio Certo. obiettivo. E devo dire che sì, la vivi molto più alla leggera, molto più. Insomma, il Più cibo non è il tuo primo tranquillo. obiettivo. Cosa vado a Bravo, mangiare domani, bravo. cosa vado a mangiare fra 2 ore. Insomma, dovrebbe Esattamente. essere E un infatti. piacere. Esatto, è quello che dico io anche perché io comunque ti ripeto, ho provato, cioè nel senso, adesso io sto criticando chi si programma le cose 2 giorni prima, 3 giorni prima, ma io sono stata la prima a farlo, capito? Cioè gli errori li ho commessi, sennò a quest'ora Certo. non sarei neanche qua a parlarne. E ti dico la verità, io mi stressavo, passavo, che ne so, prima di andare a letto, mezz'ora, 3 quarti d'ora a far rientrare i numerini per mangiare domani. Ecco, questo è sbagliato, Sì, capito? È un approccio troppo. sbagliato, perché ripeto, se la flessibilità, cioè, se devi essere flessibile, devi essere flessibile tu per primo, perché allora ti tieni il tuo piatto di riso col pollo, sai che ti devi mangiare quello, fai prima, capito? E quindi sì, ho sbagliato anch'io tanto e Ah, ci siamo cerco di passati far tutti. capire, non, sì, ma non perché io voglia far chissà chi o cioè,
perché appunto essendoci passata so che è uno stress allucinante. Ed è vero che come ci sono alcuni ragazzi che sul gruppo parlando così criticano l'approccio flessibile, proprio perché dicono che ti fa entrare in quel circolo vizioso di numeri, calcoli e tutto, che a loro potrebbe creare stress. Ed è vero, perché non è per tutti, secondo me, l'approccio flessibile. E secondo me si può provare a farlo, ma non necessariamente lo si deve seguire, nel senso che se capisci che non è una cosa per te, non farla. E secondo me c'è gente che proprio invece si è fissata, calcola la qualsiasi e non capisce che così è solo peggio. Cioè, Sì, no, robe assurde, tipo come l'alimentazione. dicevamo prima. Se ti mancano 30 grammi di proteine, vai impara perché non ti crescono Sì. le gambe che hai allenato la mattina prima. Esatto. O se mangi un po' di più di grassi, oh mio Dio, domani io ho le manine dell'amore. Quelle lì sono veramente assurdità, Esatto. esagerazioni che, insomma, io credo che anch'io ho sperimentato tanto e continuo adesso a sperimentare. È bello avere questi tipi di approcci all'alimentazione, comunque da bodybuilding o comunque alimentazione anche da persona comune, normale, come assi nella manica. Quindi, come ti dicevo, se ho un viaggio e parto, ok, so che insomma non succede niente se per 16 ore digiuno e poi concentro i miei tre pasti a fine giornata, perché comunque la cosa che importa è raggiungere le quote di macros a fine giornata. Se mi va di seguire un periodo perché magari adesso che ho finito le gare non sono, cioè non voglio seguire, comunque non ho proprio voglia per niente di mangiare solo pollo e riso, di seguire più un approccio flessibile, faccio quello. Se per qualsiasi motivo, magari ritorno a prepararmi per una gara o per qualsiasi altro motivo, devo tornare a mangiare di solito quegli alimenti che mi danno meno problemi di ritenzione o meno gonfiori, mangio quelli. Però sono degli assi nella manica per vivere il tutto molto più in modo flessibile. Esatto, ma poi comunque fra tu devi, cioè, prepari delle gare, hai un certo tipo di vita. Io, cioè, secondo me tutto questo va anche calibrato a seconda degli obiettivi. Io vedo tante persone che vanno veramente in paranoia su cosa mangiare, come integrare, come fare questo e quell'altro, come se l'indomani dovessero avere una qualche gara o salire su un qualche palco. Per carità, è giusto, ognuno si pone degli obiettivi, vuole ottenere dei risultati. Io sono la prima, io sono una molto esigente, soprattutto da me Ah, ma è stessa, giusto delle così. volte anche troppo. Sì, però delle volte capisci anche che dici, cavolo, fra, ti rifermi un attimo a pensare, sì, ok, però vai un attimo piano, perché non è che tu tra 2 settimane, 3 settimane devi fare una gara, devi. Quindi, cioè, quello che dico anche nel gruppo delle volte è stai più tranquillo, cioè non hai gare da preparare. Tutti prendono esempi assurdi, cioè, ah, lui fa questo, lui è così. No, allora, lui è così, non è che è semplicemente perché mangia tot carboidrati al giorno che è così, lui è diverso da te, io ho uno stile di vita diverso dal tuo e ho un obiettivo diverso dal tuo, capito? Quindi quando sento dire, ah, io faccio come lui perché lui è così, a me viene da ridere. Non per qualcosa, ma perché comunque, cioè, ognuno deve essere anche vedere le cose così come stanno. Tu non devi salire su un palco, non devi fare niente, quindi tu devi adattare la tua vita anche a questo. Cioè, Infatti, e bisogna ognuno ha il proprio sì. percorso anche. Sì, sicuramente, ma poi è giusto, ripeto, avere degli obiettivi, però bisogna arrivarci anche consapevoli del fatto che ci vuole tempo. Non è dall'oggi al domani, quindi non è che se oggi ti mangi una pizza, domani ingrassi e hai mandato a quel paese tutti i risultati di una vita intera di allenamenti. Cioè, tutto un passo dopo passo, Esatto. capito? Come nell'allenamento. Cioè, io vedo gente che si iscrive in palestra adesso, ovviamente dopo l'estate, il classico, no? Il palestra è pieno così. E magari dei ragazzi che sono al primo giorno di palestra vogliono tirare su chili, su chili, su chili, cioè non sanno neanche cosa stanno facendo, però vogliono tirare sui chili perché sennò sei poco macio, capito? E tu devi vedere come ti guardano male quando sei in palestra, magari, che ne so, fai stacchi con tot chili e ti guardano, cioè, Ma anche infatti soggezione, io. immagino anche i ragazzi insomma che vedono te magari lì nelle prossimità, nei dintorni e quindi cominciano a caricare un È casino stata in una volta. panca per far Sì, vedere che esatto, sono no, ma guarda,
Io ti dico la verità, in palestra vengo anche criticata perché in realtà io ho le cuffie, non per, cioè, perché comunque lì c'è la musica alta, gente che urla, gente che parla, gente che va lì per chiacchierare. Una volta ho visto un signore che, vabbè, avrà avuto anche la sua età, per carità, dormiva sulla panca, dici, vabbè, ognuno fa quello che vuole, no? E io vengo criticata perché mi tengo queste cuffie. E magari non mi metto a parlare, quindi gente che comunque conosco mi limita a salutarla, ciao, come stai? E un ragazzo è venuto da me e mi ha detto, ma tu sei sociale, vieni in palestra e ti isoli. No, non è che vengo qua in palestra e mi isolo, cioè io vengo per allenarmi, finisce lì. Sì, ovvio, poi parli, conosci gente, non è che devo stare lì a parlarti tutto il tempo. Beh, quindi E spiegami vedi, una sti cosa. ragazzi, No, di pure, di dimmi. pure. No, dicevo, No, no, dico, e vedo. perché stavo. No, vai pure, vai te, vai te, vai te. Ok, no, perché ti dicevo, vedo ragazzi che magari in uno stacco non lo fanno neanche, non sanno neanche cos'è, ma perché semplicemente appunto vedono i classici esercizi, poi molti fanno solo la parte sopra davvero, cioè io pensavo fossero luoghi comuni della palestra, Petto, ma c'è bicipiti. gente con spalle così, sì, con spalle così, poi li guardi e dici, boh, vabbè, Le gambine. comunque sono altre cose. Sì, esatto. E ti dicono, ah, vabbè, ma questi esercizi, ma con così tanto peso, ma guarda che poi diventi grossa, eh. Cioè lì ti cadono veramente le braccia. Vabbè, Stavo per pazienza. chiederti, infatti, perché vedevo un attimo Vai. anche come mai, cioè, vai in palestra e da tanto tempo e non sei enorme, com'è possibile? Non vedi questo bicipite possente? No, guarda, ti giuro, io ero la prima a pensare che i pesi ti facessero diventare enorme. Alla Poi Coleman. appunto, sì, studiando, informandoti, provando su te stessa, capisci che a quest'ora io dovrei essere veramente enorme, salire su un palco, anche perché, ripeto, cioè, non è che mangio, non mangio più 1200 kcal al giorno, quindi a quest'ora mangiando di più e allenandomi 4-5 volte a settimana dovrei essere veramente una roba mostruosa, eppure non mi sembra, ho problemi io, oppure non lo so. E quindi niente, cioè le donne hanno un assetto ormonale completamente diverso dall'uomo, quindi cioè, non basta qualche peso, qualche esercizio per diventare enormi. E soprattutto, come ti dicevo prima, le donne vanno in palestra, io per prima ho iniziato ad andare così, quindi io faccio mea culpa. Perché si vedono grosse, vogliono asciugarsi, vogliono tonificare. Tonificare. E come, esatto, come ti dicevo prima, in palestra da me c'è appunto questa ragazza che ha deciso di tonificarsi e io le ho detto bene, cioè perché poi ti chiedono, capito, ti vedono lì tutti i giorni, dicono ma cosa fai, come ti alleni, chi ti segue? Tu spieghi un attimino, poi capisci che dopo un'ora di chiacchierata, una che ti viene a dire mi voglio tonificare, e poi ti dice che fa corsa un'ora al giorno e mangia come un pulcino, dice vabbè allora cosa ho parlato a fare, capisci che... E quindi no, non si diventa enormi, no, non si diventa uomini, no, non ti vengono delle gambe così, Esatto. facendo squat, Tu fai squat, sì, immagino. perché Tu fai io squat. faccio tutto Fai praticamente, tutto. sì, assolutamente, praticamente sì. E tra l'altro è stata una lotta anche in palestra perché agli inizi, in quella ad esempio vecchia dove andavo, c'era questo personal trainer che... O facevi squat 30 ripetizioni oppure il giorno dopo secondo lui diventavi enorme. Quindi giù di 25-30 colpi di squat per serie, quindi immagina i pesi, cioè io sfido chiunque a fare, io Ma mi poi ricordo agli inizi. per le donne non è neanche Dimmi, tantissimo salutare, proprio perché comunque va a aumentare l'infiammazione nei tessuti muscolari esatto, e esatto. comunque problemi come cellulite, così quindi fare serie da 30 Esatto, colpi non è una. ritenzione, infatti non è una cosa molto... Solo che queste cose le capisci dopo, capito? Quindi i tuoi errori li fai, io sono la prima ad averli fatti, io ti giuro, facevo serie su serie di squat, ma che se ci penso anche solo a immaginarmi mentre li facevo, che poi la tecnica non è che c'è, cioè, come nessuno poi tra l'altro veniva lì e ti diceva guarda, devi fare così, perché molte palestre, ora non voglio dire in tutte assolutamente, però ti dicono fai questo. Ti guardano una volta, Poi più. perfetto, sei a posto, si girano e se ne vanno, capito?
non è il massimo. Invece adesso nella palestra in cui sono ora c'è gente preparata che nonostante magari non mi se, cioè io non vengo seguita, però quando faccio gli esercizi vengono lì e ti dicono brava, fai bene, no, guarda che devi tirare fuori il sedere per dirti, no? E quindi ti spiegano, ti seguono, anche se magari non li paghi. E ti dico la verità, appunto, sono stata la prima ad aver fatto 30.000 ripetizioni di squat, però con una tecnica veramente orrenda, e anche perché ce ne vuole per imparare bene la tecnica. Certo. Cioè, tuttora posso dire di non sapere la tecnica fatta alla perfezione. Non è che ci vuole un mese, due mesi per imparare, e soprattutto se poi aumenti il carico di volta in volta. Cioè, devi avere una tecnica giusta. Punto, non ce n'è certo. da fare, anche perché rischi con questi esercizi di farti veramente male. Sì, se fai la segui la tecnica sbagliata sicuramente, infatti. Sì, questi sono esercizi che o li fai bene o è meglio se non li fai. E secondo me in palestra appunto devono insegnarti queste cose. Cioè io ripeto, quando sono andata la prima volta era macchina per gli adduttori e abduttori. E tappi roulant. Finita. E tappi roulant, giusto. Quello wow. è immancabile. Quindi ti sentiresti di dire alle ragazze che insomma desiderano cambiare un attimo la loro composizione corporea, come sei riuscita a te? Perché comunque anche prima esatto. mi facevi vedere con le foto la differenza da quando mangiavi come un pulcino, poco più di 1000 calorie, adesso che ne mangi 2000, esatto. invece di essere diventata esatto. enorme o di aver messo su chili di grasso, hai migliorato ancora di più la tua composizione. Mi sono tonificata. E ti sei tonificata alla grande. Esatto, esatto. Senza fare cardio su cardio, posso anche dire che i carboidrati non sono i nemici, perché io ero una di quelle battagliere contro i carboidrati, oddio, ingrassi, e ti dico che ne mangio tanti adesso. E adesso cardio, scusa, non lo fai quasi più, addirittura, o a volte non, no, non lo fai. No, ti dico la verità, siccome a me piace, perché a me piace farlo, io mi sfogo correndo, ho il parco di Monza, non so se qualcuno lo conosce, qua dietro casa, e diciamo che lo prendo molto come sfogo, però da che ci passavo un'ora al giorno, tutti i giorni, quindi 7 volte alla settimana, capisci che magari la faccio una volta fatto bene, poi magari faccio altro tipo di cardio, ma di sicuro 20 minuti, 30 minuti, poi dipende molto dal periodo, cioè adesso mi sembra inutile fare ore e ore di cardio, cose del genere, anche perché appunto, sai, sono a 2000 kilocalorie, un motivo ci sarà, immagino qual è, fare ore e ore e ore di cardio non mi sembra il caso, e poi veramente è snervante, cioè l'idea di salire ogni giorno su quel tapis roulant era diventata un'agonia per me, cosa che a me è sempre piaciuto correre, mi era veramente scesa. Cioè, beh, certo. Sei distante da maratonetta quasi, correndo no, così tanto. Ma ti giuro che ora, quando faccio mezz'ora, che poi tra l'altro sul tappeto cioè uno si stanca, perché non è che hai chissà che cosa, metti le cuffie e vai, no? A me 30 minuti mi stancano e delle volte penso, ma come cavolo facevo io quando facevo un'ora e mezzo? Cioè cosa guardavo? Il muro, correvo, cioè tipo criceti davvero, era una roba impressionante. Davvero. No, mai più, giuro, mai più una cosa del genere. Quindi e sì, poi, te sei la dimostrazione, appunto che cambiando approccio alimentare e poi passando da un allenamento prettamente 100%, 90% focalizzato sul cardio e giusto la macchina degli adduttori e degli abduttori, passando invece a una dieta, gli addominali. E gli addominali, quelli anche lì, centinaia di crunches al giorno. Certo, sì, ma più assurdi pure. Okay. Passando invece a un tipo di allenamento con i pesi, ovviamente strutturato anche quello, e comunque con una dieta che è in surplus calorico, con il doppio delle calorie che prendevi prima, hai ottenuto dei miglioramenti, adesso insomma mostreremo anche alle foto, decisamente drastici, anche in così poco tempo, e poi un anno. Molti più risultati. Sì, infatti è stata una cosa molto, cioè nel senso, io non ho la presunzione di dire che mi alleno da una vita, ho 23 anni, ho fatto sport da sempre perché sono un maschiaccio dentro, giocavo a calcio in realtà da piccolina, e sì, quindi ti dico la verità, non posso dire di avere tutta questa esperienza, però in un anno, perché fatto bene con l'alimentazione appunto che mi desse modo di viverla meglio e con passione, ho ottenuto tanti risultati, che poi non sia questa grande figona, scusate il termine, ok,
c'è tempo, quindi la vedo Sì. così. Però ti dico, i miei risultati li vedo, e poi secondo me deve essere, a parte la passione, tutto, devi guardarti tu allo specchio e dire, oh, mi vedo bene. Cioè, non è uno standard, devo essere così, devo arrivarci, cioè non può diventare un'ossessione. Esatto. Io la vivo in modo tale da guardarmi e dire, sì, mi sento bene, no, non mi sento bene. Ed è un anno che mi vedo e sono felice, sono tranquilla, capito? Sì, hai trovato E quindi, quell'equilibrio che prima ti mancava, magari con i problemi, insomma, legati all'alimentazione e con anche gli allenamenti, cioè, troppo concentrati sul cardio e non sul divertirsi, perché io riporto sempre questa cosa, però credo molto nell'importanza di allenamenti che siano il meno monotoni possibili e, insomma, vai in palestra per divertirti, perché un momento di svago dovrebbe essere un deve essere antistress, una no? Un momento di passione. stress, esatto. Ci Quindi sono, immagino che bella l'immagine bloccata. No, esatto. No, comunque dicevo, appunto, c'è un ragazzo con cui ho stretto amicizia, con il quale mi sento per gli allenamenti, ci scambiamo punti di vista, no? E appunto dicevamo di recente, l'altro giorno, che cioè, lui ha avuto dei periodi un po' strani, nel senso che vedeva che non otteneva risultati, era ossessionato dal dire, forse mangio troppo questo, forse mangio quello, forse devo eliminare quell'altro, in palestra non rendo, non mi piace. Al che ci siamo fermati un attimino e abbiamo detto, ok, bene, va bene, non stai bene, non ti stai divertendo, stai entrando in un'ossessione. Cioè, non è giusto che sia così, perché questo mondo va vissuto con passione. Se finisce quella, cioè se lo fai Esatto. perché sei obbligato a farlo, non ha senso, cioè quindi è meglio se smetti. È brutto dirlo, però io sono di questo avviso. Se dovessi vedere che un giorno mi pesa andare in palestra, mi pesa mangiare, magari non mangiare le melanzane ripiene che mia mamma fa la sera a cena, me le sogno di notte, inizia a diventare tutto un'ossessione, dico ok, forse non fa per me, capito? Esatto. Secondo me quella è la prima cosa. Anche perché non siamo, cioè, mi ci metto dentro anch'io, ovviamente, anche se sono un atleta agonista, non siamo dei professionisti, quindi non viviamo di questo. E credo, cioè, io lo prendo molto l'allenamento, la palestra, questo mondo, anche come una forma di antistress dalla vita quotidiana qua in ufficio e tutto il resto. Se dovesse diventare una fonte di stress, è una delle prime Non ha cose che senso. elimino, sì, assolutamente. Certo. Cioè, c'è tutt'altro fuori oltre a questo. Non Sì. puoi ossessionarti. Infatti, quando anche ne parlo con le mie amiche, i miei amici, cioè, loro mi dicono, oh mio Dio, ma sei ossessionata? Come ossessionata? Cioè, vado ad allenarmi una volta, cioè, 4-5 volte alla settimana. Perché non mangio quello che mangi tu tutti i giorni? Questa ossessione, cioè, capisci che poi ti dicono, vabbè, ma cosa mangi? Gli faccio vedere il profilo su Instagram e mi dicono, ah, vabbè, ma allora non è che fai proprio, no, è che a me piace cucinare le classiche cose che magari tu ti mangi, il riso bianco con questo sopra buttato dentro, io mi diverto e mi invento qualsiasi cosa, capito? Come tu Infatti, in... no, dicevo, infatti Dimmi, dimmi. segnaleremo anche la tua pagina Instagram, che anch'io Ah, seguo con anche Giulia, perché ci piacciono molto le tue combinazioni di ingredienti, i tuoi piatti, sei veramente grazie, mi fa brava. piacere, Quindi la grazie mille, mi segnaleremo fa anche per piacere. altri ragazzi per, insomma, visitare. Grazie, Davvero, davvero grazie belli. mille. No, è che a me piace, te lo dicevo, a me piace mangiare, quindi mi piace cucinare, però se so che devo mangiare determinate cose, devo anche vederle belle, capito? Quindi per mangiarle devo fare qualcosa che mi piaccia. Non è detto che qualsiasi. Ne parlavo, no, Dimmi. capisco bene questa cosa, ne parlavo anche con altri atleti agonisti, anche con Alfredo Tessitore ultimamente, che di solito quando entriamo in preparazione alla gara noi atleti agonisti diventiamo dei grandi master chef, quindi cominciamo a Vedi, usare perché se no spezie, impazzisci. se no è Sì, troppo se no insapore, sì. impazzisci. Cioè, ma anche l'aspetto visivo, io sono una di quelle che sostiene che l'aspetto visivo sia anche importante, cioè non è che sì, deve essere buono, ma deve essere anche una cosa presentabile. Io poi, Certo. te l'ho detto, sono siciliana, abituata a chissà che cosa da mangiare, un minimo mi devo anche dilettare, vedere che questa cosa è bellina da fare, anche perché, voglio dire, c'è l'idea che mangi avena, albumi,
uno schifo. No, non è vero, perché con alcuni albumi puoi Con alcune fare qualsiasi spezie, cosa. esatto, con Sì, alcune sì. sciroppi da mettere sopra diventa qualcosa di interessante. Esatto, quindi non è che è tutto così monotono come sembra. Delle volte tutti mi dicono, ah, quasi quasi mangi meglio di me. Magari, sì, io semplicemente evito le merendine, quelle cose lì preconfezionate, cioè praticamente ho eliminato tutte quelle cose lì, io non ne sento neanche il bisogno, capito? Certo. Prima mi veniva fame, aprivo la dispensa, apri la Kinder, te mangi e così. E invece adesso no, più che piuttosto mi metto a farmi qualcosina così, cioè mi tolgo lo sfizio in questo modo. Bene, ti E faccio quindi è l'ultima tutto molto più domanda. rigido. Il Vai! come obiettivi, a parte ovviamente l'Olimpia? Sì, lo lì è sicuro, guarda, l'altro giorno lo guardavo e dicevo, ma io la somma magari. E, no, obiettivi te l'ho detto, io vado molto step by step, quindi di passo in passo vedremo un attimino, cioè io mi prefiggo degli obiettivi a, diciamo, non a lungo termine, quindi cose realizzabili che so di poter realizzare, perché secondo me porsi degli obiettivi che già di per sé sono impossibili. Per una persona come me, che appunto ti dicevo prima, esige tantissimo da se stessa, non raggiungerli per me sarebbe come affossarsi da soli, no? Fallimento, sì. Quindi, sì, quindi tendo ad essere il più realistico possibile e ti dico la verità, come ti dicevo prima, il mio primo obiettivo è vedermi bene, poi se un giorno ci sarà la possibilità, perché no, sognare cose in grande non è mai sbagliato. E quindi, boh, vediamo di passo in passo, ti terrò aggiornato, adesso Certo, no, ti faccio faccio un quella. grosso in bocca al lupo davvero per il tuo No, percorso e poi crepi. continuiamo a seguirti su Facebook, ovviamente sul gruppo che poi riportiamo, ma anche su Instagram e su tutti i tuoi canali, decisamente. Grazie mille, No, sei grazie stato a te. fantastico. No, ma No, no, figurati. davvero, complimenti. Ci tenevo a dirtelo perché parlo Aspetta, sicuramente a nome di molti. precisiamo Vai. che prima non ci eravamo sentiti, quindi non è che mi No, è stai. tutto molto. Anch'io No, lo sto no, imparando adesso, no. quindi mi fa piacere Esatto, no, molto no, così. io. No, ti dico, guarda, veramente, colgo l'occasione perché sono sicura di parlare a nome di tanti, soprattutto, vabbè, sei seguito da ragazzi di tutte le età, per carità, però diciamo che per noi giovincelli, molto giovincelli, sei un esempio, ma non perché io, cioè perché qualcuno vuole diventare come te, però tu. Dai degli insegnamenti che credi mi servono tanto. Io se ti dico che guardando i tuoi video ho imparato tanto, mi hai dato una mano sotto diversi punti di vista, dico poco perché in realtà mi hai dato veramente tanto, No, tanto, grazie, no, tanto. grazie E mille. quindi ti ringrazio. No, Davvero, no, grazie a te. tanto so qual è la tua email di PayPal, quindi dopo provvedo al pagamento. Dai, però sii generoso perché in questi momenti serve. No, no, dai. No, Va grazie mille, bene. Franca. No, grazie per aver Grazie a te. partecipato e come ho detto È anche agli stato un altri piacere. ragazzi, se ci saranno altre occasioni, sicuramente ti coinvolgerò per altre discussioni o dibattiti o roundtables. Quando vuoi, assolutamente. Benissimo. Grazie ancora, Fra. Grazie a te. Ciao, Ciao, ciao. buona giornata. Ciao, Ciao. ciao, ciao.